Amici del grande biliardo, in diretta dalle Caserme Rosse di Bologna, una competizione di grandissimo spessore, la Supercoppa Campioni. Si affrontano i campioni regionali di Serie 1, il BT Busecchio, e la squadra che si è aggiudicata la Coppa dei Campioni, Texmaster Novellara. Stanno ultimando le prove del riscaldamento i giocatori del Texmaster Novellara, giocatore qui nel biliardo centrale, Daniele Cavioli, sarà atteso dalla partita clou sicuramente di questo big match, nel primo tempo in particolar modo, perché affronterà il campionissimo per eccellenza, pluricampione italiano, Iuri Minocchi della squadra forlivese. Le due coppie che schiera invece il Texmaster Novellara sono composte da Stefano Vecchi e Gabriele Catellani, e Cristian Bussei e Alan Braglia in questo primo tempo. La squadra detentrice del titolo regionale, che sta scendendo in campo in questo momento per le prove biliardo, quindi avrà 4 minuti a disposizione in cui noi vi presenteremo ulteriormente questa manifestazione, schiera nel primo tempo il campionissimo qui inquadrato, Iuri Minocchi, già in qualche modo presentato. Poi come coppia ci sono in campo Davide Calubani e Matteo Grilli, e chiude questa prima parte di sfida la coppia Marco Morri e Luca Versari. Che dire di queste due squadre? Il Busecchio è praticamente la matatrice delle ultime stagioni, per 3 volte consecutive vinte il titolo regionale. L'anno scorso ha fatto le cose ancora più in grande, perché oltre al titolo italiano ha vinto il titolo italiano, ha vinto la Supercoppa, la prima Supercoppa, sempre qui a Bologna a giugno, diciamo che riferita ai successi della passata edizione. Poi ha vinto anche la Stella dell'Emilia Romagna, quindi una protagonista assoluta del 2022. Il Texmaster si è preso il lusso di aggiudicarsi una Coppa dei Campioni in finale contro una straordinaria altra formazione del nostro comitato regionale Emilia-Romagna, il Mano e Caffè Bocciofi, sconfitto 4-3 nella finalissima che si è disputata a Palazzo del Port di Cervia. Queste sono due squadre sicuramente in lotta anche per il titolo regionale di questa stagione, perché il Texmaster l'anno scorso ha fatto un bellissimo risultato con un ottimo girone di ritorno, si è classificata nelle primissime posizioni del campionato, e con l'acquisto che è noto ormai a tutti gli appassionati del campionissimo Gianni Lugli, che è stato campione master pochi anni fa, e sicuramente si è rinforzato e cercherà di dar la caccia al titolo regionale di Serie 1, che negli ultimi anni, ho già detto, è stato predominio quasi esclusivo del BT Busecchio. Quindi siamo in questa bellissima sala delle Caserme Rosse con un pubblico molto caloroso, abbiamo avuto anche la presenza importantissima istituzionale del presidente dell'Istituto Valeriani qui di Bologna, che sta portando avanti un bellissimo progetto biliardo scuola. Abbiamo avuto anche un ospite storico del biliardo bolognese, Valerio Veronesi, che è ancora qui presente a seguire le gesta di questo giocatore, e ha avuto delle parole, diciamo, anche molto incoraggianti per il movimento, per come si pone, e anche e soprattutto riguardo al progetto scuola che viene portato avanti. E quindi ci apprestiamo a seguire con tanta attesa questo evento, anche per mostrare la gesta di questi campioni, perché dobbiamo dire che riescono a far girare nel modo più opportuno le boccette che sono sul campo, per andare ad entusiasmare anche i profani, coloro che magari ogni tanto prendono le boccette in mano e prima di far filotto devono anche soffrire, mentre sembra un gioco da ragazzi per questi grandi interpreti del biliardo a boccette poter fare questo gesto. Ne abbiamo visto uno in prova di Iuri Minocchi,
poi nelle faglie di riscaldamento c'è sicuramente anche nella bocciata una particolare cura. Seguiamo appunto Minocchi al suo classico tiro sul pallino blu e come vedete anche in questa occasione è colpito veramente a dovere. Come si disputa questa sfida? Ci sono in palio 7 partite e chi riesce a vincerne 4 si aggiudica la Supercoppa Campioni, prima edizione di Capitan Bagatti Cup, al secondo una, diciamo, Coppa di Consolazione che è praticamente altrettanto bella, per fare naturalmente con un valore diverso sportivo. Ci avviamo a seguire la fase iniziale della sfida. Noi seguiamo prevalentemente il biliardo centrale. Però, tanto che siamo alle fasi iniziali, andiamo anche a vedere cosa succede al biliardo di sinistra, dove la prima bocciata è di Gabriele Cattellani assieme a Stefano Vecchi, avrà come avversari Davide Colubani e Matteo Grilli. Silenzio in sala, grande attesa per questo primo tiro che apre la sfida. Cattellani non è fortunatissimo, il tiro sicuramente azzeccato, solo un birillo cade e il pallone è passato in mezzo agli altri. Ora è Daniele Gavioli che si accinge al suo primo tiro di bocciata. Eccolo qua, Gavioli con un filotto, parte in tromba contro Yuri Minocchi. Dobbiamo annotare che nell'altro biliardo dove non vi abbiamo fornito la bocciata ci sono stati tanti birilli abbattuti da Christian Bussei con il tiro di bocciata agevolata, ha abbattuto quasi tutti i birilli. Ora vediamo il punteggio se gli verrà aggiornato per darvi esattamente la situazione sul campo. Gavioli, dopo aver ottenuto un bel 8 di bocciata, ha sbagliato la prima in accosto e ora cerca di rimediare e direi che ci riesce molto bene a posizionarsi in prossimità del pallino. Attenzione, Minocchi si avvia a un'esecuzione molto veleitaria, cerca con la tre sponde di mandare il pallino sul castello. Beh, in questo caso il risultato non è stato realizzato se non l'accosto guadagnato, ma il tiro di Minocchi non era riuscito nel migliore dei modi. State seguendo la finale della Supercoppa Campioni fra il BT Busecchio e il Termasto Novellara. Il giocatore inquadrato Daniele Gavioli cerca lunga corta in appoggio sul pallino, la speranza era di farlo scivolare sui birilli, non c'è riuscito. Il giocatore del Termasto Novellara che ora ha esaurito le sue boccette e per Minocchi le prossime due saranno usate per cercare di guadagnare i primi punti. E invece non arrivano i punti per Minocchi, sfiora il realizzo di qualche birillo, in dote gli arriva comunque in questo momento l'accosto, credo che sia già a
sua disposizione. Adesso stanno verificando. Cioè, il punto è assegnato al rosso, quindi Minocri si accinge alla giocata per guadagnarsi l'accosto e magari, spostando quel pallino, farne 3 o 5. E in effetti è quello che succede, 3 punti dovrebbe essere assegnati e Minocri boccia il suo primo pallino sul 3-8. Il primo pallino di Yuri Minocri, bocciata direi che promette molto bene. Per il momento 2 birilli battuti, diventano 3-8 punti per Yuri Minocri che passa a condurre 11-8. Annotiamo nei biliardi limitrofi la situazione: Carubani Grilli 5, Vecchi Catellani 2, Bussei Braglia 15, Morri Versari 3. Ma è sicuramente questa partita quella che calamita l'attenzione generale del folto pubblico presente qui alle Caserme Rosse per vedere le gesta di questi due grandi interpreti del biliardo boccette. Un campione affermatissimo per i successi Yuri Minocchi e un altrettanto valibile concorrente, perché Gavioli ha dei numeri straordinari che gli hanno anche dato delle soddisfazioni straordinarie, soprattutto dobbiamo dire nella finale di Coppa dei Campioni con il Vanne Caffè Bocciofila. È stato uno degli elementi importanti che hanno portato il successo della squadra reggiana contro i Mana Caffè Bocciofila. Ricordiamolo che ha battuto in una partita anche in quell'occasione giocata ad un ritmo infernale 182, un campionissimo della matura di Luca Molduzzi, gettando le prime basi per poter guadagnarsi questo splendido successo nella Coppa Campioni 2021-2022. Ora Gavioli ha la boccetta di vantaggio, ha il tiro a disposizione per realizzare dei punti, potrebbe però perdere la boccetta di vantaggio. Vediamo la scelta di Gavioli. Tiro a 3 sponde per cercare di mandare quel pallino sui birilli e anche di prendere il punto. Direi che se la gioca benino, ma manca un pizzico di forza per guadagnarsi i punti in più che avrebbero aggiunto con l'abbattimento dei birilli attraverso il pallino blu. Adesso con quel pallino sotto al castello è Minocri che potrebbe essere in qualche modo attirato dal tentativo
il realismo, ma come vedete, e forse anche come scelta oculata, non si fida di andare all'attacco. Naturalmente, avendo una voce di ritardo, sarebbe stato un azzardo. Cerca magari di imbrigliare la situazione con questa giocata in accosto molto vicino al pallino, che costringe praticamente Gavioli a giocarsi l'ultima per guadagnarsi l'accosto e forse poco più, ma serve una super giocata per portare a casa un buon risultato. Gavioli ci prova, una tre sponde in appoggio sul pallino per guadagnare dei birilli e prendere anche il punto. Beh, diciamo che ha raggiunto un obiettivo non diciamo da poco, perché 4 punti li ha guadagnati con il tiro battendo un birillo e poi si guadagna anche l'accosto. Quindi Gavioli passa già a condurre con i 4 dei birilli e a 12 l'accosto potrebbe essere anche da 3. Vediamo la misurazione. Qui è chiamato l'arbitro della serata. Ci sono 3 punti per Gavioli in accosto e quindi la bocciata del giocatore del Testmaster è sul 15-11 in suo favore. Gavioli si accinge al secondo tiro di bocciata. Stavolta ne fa 4, Gavioli 19, Minocchi 11. Nei biliardi adiacenti al biliardo centrale il BT Busecchio conduce 17-13 con Calubani Grilli, e mentre il Textmaster ha guadagnato un ottimo margine di vantaggio, 25-3, grazie a Bussei Braglia contro Morri Versari. All'attacco Gavioli, tentativo che non sortisce effetto per il realizzo, ma si crea una posizione sul campo che può dare a Gavioli una grande opportunità. Vediamo come se la gioca il giocatore del Testmaster, calcia sul pallino, ottima esecuzione, altri 8 punti per Daniele Gavioli che ora conduce 27-11 contro Yuri Minocchi. Di buono c'è anche che ha preso il punto, quindi al di là della giocata di realizzo costringe Minocchi al tiro successivo. Minocchi che comunque ha 2 boccette di vantaggio va subito all'attacco sulla boccetta attaccata a sponda. Direi che la giocata di Minocchi era intenzionata ad ottenere anche dei birilli e non c'è andato lontano da ottenere questo risultato il forlivese. Qui il punto ora del bianco, Gavioli si deve giocare l'ultima di contenimento, vediamo come, e in effetti è una che cerca di imbrigliare un po' le cose, magari abbassare quel pallino poteva essere utile, in effetti c'è riuscito Gavioli.
a portarla un po' più in basso, Minoccheri dovrà fare esattamente il contrario, alzarlo per fare eventualmente il colore e con il top del risultato anche realizzare dei birilli. E l'obiettivo di Minoccheri è proprio alzare quel pallino e farlo arrivare sul castello. E beh, diciamo che la forza era praticamente perfetta. Il pallino è scivolato un po' lateralmente e può essere ancora attaccabile. Per il colore non ci sarebbero bisogno di attendere la giocata, per il realismo invece serve un qualcosa di grosso. Vediamo se Minoccheri ci prova. Eh beh, ci prova, e come. Uno a tre sponde, con l'obiettivo di mandare quel pallino sul castello e fare gli otto di colore. Non c'è questo risultato, ma gli otto di colore sì, i primi otto di colore della Supercoppa dei Campioni sono di Yuri Minoccheri, e con questi otto Minoccheri va alla bocciata sul 19 a 27. Il secondo tiro di Minoccheri non va a segno, avrà anche un ulteriore aggravio il fatto che il rimpallo lascia tutto nella parte alta, la bocciata di Minoccheri un po' molle in questa circostanza. Va all'attacco Gavioli, stavolta non ci sono risultati per lui se non l'accosto. Lunga, corta, per colpire quel pallino che doveva essere indirizzato sul castello, e invece con questo errore Minoccheri va sotto di due, e Gavioli, che già conduce 27-19, comincia a pregustare un possibile ulteriore allungo. Yuri Minoccheri cerca di tamponare un po' la situazione, passa quel pallino e beh, lo posiziona addirittura attaccato alla propria boccetta. Non è detto che sia un vantaggio. Gavioli gioca la tre sponde in appoggio su quel pallino per prendere la costa, ma sbaglia la gittata e lascia il punto, rimanendo comunque in una situazione vantaggiosa perché ha ancora una boccetta di vantaggio. Gavioli stavolta ha rischiato un po' di non prendere il punto, ma alla fine il risultato che gli è arrivato gli dà un grosso vantaggio, perché ora la giocata di Minoccheri naturalmente avrà qualche, diciamo, grattacapo, creerà qualche prova a Gavioli, ma la situazione credo che possa essere brogliata con il guadagno dell'accosto da Gavioli, e quindi la bocciata. Eccolo qua, il pallino che scivola verso la rossa di Gavioli, un punto e la bocciata sul 28-19 per il giocatore del Testmaster Novellari.
segno Gavioli, altro bel tiro di facciata per Gavioli, 8 punti guadagnati da Daniele Gavioli, che quindi conduce 36 a 19. Diamo un aggiornamento delle partite che sono ai lati di questo biliare centrale. Qui Gavioli conduce 36-19, nei biliardi limitrofi il Buscecchio conduce 20-13 con Calubani Grilli, mentre nell'altro sono davanti i giocatori del Master Novellara, Braglia Bussei 36-22. Noi stiamo seguendo quasi esclusivamente questo biliardo, le ragioni sono di opportunità visibile e più appropriata, perché siamo con una telecamera proprio frontale, e poi c'è anche in campo sicuramente due grandi protagonisti da cui ci attendiamo le giocate più esaltanti, che già in qualche modo ci hanno fatto vedere. Gavioli si gioca l'ultima, lunga, corta lunga, due sponde. Paglia completamente la gittata sulla sponda e quindi non prende il punto. Inok ha già l'accosto assicurato. Va l'attacco con l'ultima Minocchi, una tre sponde, sfiora il bilaterale, deve contentarsi di un punto in accosto e la bocciata guadagnata sul 20-36. Nel precedente tiro Vinocchi non è stato in grado di fare Birilli, stavolta va sicuramente meglio, colpisce più deciso il pallino, due Birilli arrivano, 4 punti. Vinocchi 24, Gavioli 36, pallino che si ferma appena sotto la mezzeria, a lato del Birillo bianco. E qui Gavioli sta studiando come poter attaccare quel pallino nella speranza di fare qualche birillo. Manca l'obiettivo sul pallino, ma raggiunge l'accosto. E lascia a Minocchi però l'opportunità di andare a lui, alla tre sponde sul pallino. Minocchi sicuramente meglio del suo avversario, fa un birillo, 4 punti. E ora ne ha 28.
la boccetta di Minocchi ha superato la mezzeria e Gavioli aveva un'occasione d'oro che clamorosamente sbaglia, lasciando addirittura sul campo 6 punti che vanno al suo avversario. Beh, qui è un caracchi quasi, diciamo, completo, perché qui poteva dare l'ammazzata alla partita, invece con questo errore Minocchi si avvicina a soli 2 punti da Gavioli e ha anche guadagnato la boccetta di vantaggio, quindi un errore doppio di Gavioli, che ora va all'attacco sul pallino, non riesce nell'intento di farlo scivolare sui birilli, quindi rimane avanti 2 punti, ma ha la boccetta di ritardo. Giocata di Minocchi, risponde a risalire. Eh beh. L'accosto c'è, quasi, diciamo, un'ipoteca sulla futura bocciata, a cui sicuramente Gavioli cercherà di porre qualche ostacolo. Non si posiziona proprio benissimo Gavioli e lascia a Minocchi ampio spazio per guadagnarsi il pallino e i 3 punti eventuali per passare a condurre. E beh, questa è una tornata che sicuramente Gavioli ha mancato clamorosamente, lanciando ora il campionissimo del Buscecchio in vantaggio 37-36 e pallino in mano. Ma no, che di bocciata non è proprio in palla, un altro tiro un po' sbilenco, 2 punti. 39 Minocchi, 36 Gavioli. L'obiettivo del forlivese comunque è raggiunto, quello di posizionare il pallino sotto il castello. Visto quello che è successo nella tornata appena conclusa, Gavioli deve correggere un po' le giocate e in effetti sembra cambiare anche strategia. Non va all'attacco ma all'accosto in questa occasione. Daniele Gavioli. Qui inquadrato incontro di coppia con Calubani e Grilli, che conducono 36-16 contro Vecchi Catellani. Mentre ora seguiamo la bocciata di Christian Bussei del Testmaster Novellara, che assieme ad Alan Braglia sta conducendo la partita 45-33, bocciata agevolata. Ricordiamo che in questo tiro c'è un valore diverso nella bocciata, ottiene 7 punti abbattendo 4 birilli, giocatore del Testmaster, che fissa il punteggio 52-33 in proprio favore. Stavolta Gavioli prende il punto, ma la frittata è già stata un po' commessa con l'errore del tiro precedente, in cui ha perso la boccetta di vantaggio. Minocchi con questo vantaggio sul campo va all'accosto e si posiziona però sotto tiro, e qui Gavioli non può rinunciare ad un tentativo di sottocalcio per ritornare avanti. Magari la speranza di bocciare è veramente remota, ma questa è un'occasione d'oro per rimettere in moto un po' il punteggio, visto che sul 36 c'è da un po' Gavioli. Ecco il sottocalcio di Gavioli, prende di prima passata
anche questa dobbiamo annoverare come una giocata maldestra. Gavioli si è giocato un'occasione d'oro, lascia Minocchi l'ulteriore pallino, credo che sia il terzo consecutivo, e lo boccia sul 40-36. Segno Minocchi, stavolta c'è il filotto per il giocatore del BT Buscecchio, forse addirittura un altro birillo, sì, 10 punti per Minocchi che ora conduce 50-36. Ricordiamolo che Gavioli aveva avuto un vantaggio abbastanza rilevante, 36-19, ma poi ha sbagliato occasioni d'oro e Minocchi ne ha approfittato, guadagnandosi la testa nella classifica e il raggiungimento della metà della sfida che si gioca ai punti 100, 50-36 per esattezza il punteggio. Prendiamo anche questo bel calcio di Christian Boucher che guadagna 4 punti, un birillo, Boucher Braglia 56, Morri Versari 45. Minocchi la trasponde a l'occasione per guadagnare altri birilli, Minocchi uno lo batte, sono 4 punti e ora ne ha 54. Certo che ha anche 2 boccette di ritardo. Ah, di nuovo l'attacco Gavioli a tre sponde. L'obiettivo è quella bianca da mandare sul castello, niente da fare. Gavioli un po' in rottura prolungata perché gli ultimi tiri sicuramente non sono stati azzeccati al meglio. Ora ci presenta un sottocalcio molto interessante, alzare quel pallino per prendere i punti, fare dei birilli. Non riesce nell'intento di fare dei birilli, ma l'accosto arriva, quindi possibilità di dare un contro, diciamo, controcalcio al suo avversario, visto e considerato che ormai aveva preso il sopravvento, adesso ha l'opportunità di ribaltare la partita, perlomeno di rimontare la partita più che ribaltare, perché prima deve attendere quello che combina Minocchi. Mi sembra stia studiando un tiro di calcio sul pallino. Calcio naturalmente a due sponde, lunga e corta, per mandare quel pallino sul castello e prendere anche il punto. Errore di Minocchi che quindi consegna addirittura l'opportunità a Gavioli di poter fare un bottino rilevante, perché l'accosto ce l'ha già, può giocare in libertà l'ultima boccetta a disposizione per guadagnarsi anche punti di rimessa. Gavioli sta studiando la situazione, ma qui naturalmente deve giocarsela al meglio. Dopo l'ultimo errore, un altro errore sarebbe sicuramente molto deleterio per il giocatore del Testmaster. A vuoto Marco Morri di bocciata, 6 punti di ritardo per la coppia di BT Buscecchio, 50-56. Ma è su Daniele Gavioli che puntiamo l'obiettivo in questo momento per vedere come si gioca l'ultima sua cartuccia. La cartuccia importante perché ora è sotto di 18 punti Gavioli, ma
ha un'occasione di ritornare, cerca, combina un guaio grossissimo Gaviori, ma alla fine non ne paga, per lo potrebbe pagare le conseguenze, perché questo ultimo rimpallo consegna il pallino a Minocchi. Un errore gravissimo questo commesso da Daniele Gavioli, che aveva l'accosto, poteva fare dei punti di rimessa, invece è successo il patatrac e Minocchi riboccia il suo sesto pallino, credo sia il quarto consecutivo, sul 55-36. Allarga un po' le braccia a Gavioli, come dire che guaio che ho combinato, ma hai detto che hai guaio, non ci sia anche qualche ulteriore aggravio, perché Minocchi se la gioca bene la bocciata, per il momento 4 punti, e poi per il pallino passa ancora sul birillo laterale e si ferma appena sotto, 59 Minocchi, 36 Gavioli, che stavolta va subito all'attacco di nuovo, un pallino in una posizione delicatissima che Gavioli stavolta sembra orientato a sfruttare al meglio, e direi che Gavioli ci delizia con un ottimo tiro da 12 punti, si porta sul 48-59. Dopo un lungo passaggio vuoto, il giocatore del Testmaster Novellara finalmente ha colpito a dovere. Minocchi può giocare il tiro diretto, perché il pallino è oltre la mezzeria. Seguiamo questo tiro di Minocchi su un pallino vicinissimo al castello, e Minocchi lo colpisce splendidamente, si guadagna 10 punti, un tiro praticamente perfetto, che forse avrebbe avuto il piacere si fermasse appena sopra il castello per poter eseguire magari il calcio. Invece sarà costretto comunque a giocare eventualmente il sottocalcio di precisione per l'accosto e realizzo. In ogni caso, con questi 10 punti Minocchi si è portato sul 69-48, direi che comunque un tiro straordinario, con il risultato altrettanto straordinario, e Gavioli che si fa sempre più pensieroso, perché ha avuto una grande occasione, si era portato molto avanti, ma ha sbagliato alcune giocate molto propizie, e adesso può prendere anche parecchi punti, perché Minocchi non andrà di fino, va di calcio e, come vedete, porta a casa altri 8 punti e quindi ne ha 77-48, due bocce di ritardo, ma è ormai in prossimità del traguardo. Partita, ricordiamolo, che si gioca ai punti 100. Gavioli si gioca la sua seconda boccetta della tornata in accosto e realizzo. Un birillo se lo porta a casa, 4 punti, ma adesso consegna un doppio bersaglio al suo avversario, che potrebbe essere un invito a nozze per guadagnarsi altri punti in classifica per il forlivese. Certo che è un tiro con qualche insidia. Minocchi 77, Gavioli 52. Prestiamoci a seguire sicuramente un tiro che può anche dare il là alla sfida. Minocchi sotto calcio sulla boccetta o sul pallino, un birillo se lo porta a casa, altri 4 punti. Non ha preso l'accosto, ma forse non era il suo obiettivo principale. Ne ha 81 Minocchi, 52 Gavioli, che ora deve fare qualcosa di importante per ritornare in lizza per la partita. E ci prova Gavioli con questo tiro a tre sponde sul pallino. L'obiettivo è farlo scivolare sul birilli, invece è con la propria che va ad abbattere il rosso e il bianco. Sono 12 punti, un secondo Karakiri per Gavioli, che ha lasciato altri 6 punti in precedenza. Ora questi 12 consegnano a Minocchi un margine ampissimo, 93-52.
si gioca l'ultima Gavioli sempre per mandare quel pallino sul castello. Stavolta promette qualcosa di meglio. Attenzione, può arrivare il rosso. Sì, grandissima giocata di Daniele Gavioli, che finalmente si riabilita un po', perché con questi 16 punti più l'accosto sicuramente mette un po' di suspense alla sfida, che ormai aveva un padrone, ma questi 21 punti, 16 più 5, consegnano a Gavioli un punteggio ancora, diciamo, interessante, 73-93, 20 punti di vantaggio per Minocchi. Ma adesso la bocciata è di Daniele Gavioli, che torna a bocciare dopo lunga astinenza il suo quarto pallino, e devo dire che nei tre pallini precedenti ha fatto sempre un buon risultato, 2-8 e 1-4. E stavolta ne fa 8, ma attenzione, arriva forse un altro birillo. Il rimpallo stavolta viene a, diciamo, a salvare o a favorire il realizzo di Gavioli, che con questi 8 punti si porta sull'81-93, e quindi a tiro di partita pure lui, e ne vedremo delle belle. Apprestiamoci a seguire questo finale incandescente. Sul 64-56, Bussei cerca il colpo vincente, Christian Bussei non ci riesce per un pelo, 8 punti non bastano per chiudere. Bussei Braglia 72, Versari Morri 56. Questo è Minocchi, che prova anche lui il tiro della partita. Sì, c'è Minocchi, sono i 12 punti alla chiusura. Grande, grande Yuri Minocchi. Gli ha dato sicuramente una mano Gavioli con 18 punti persi, ma il resto è stato bravissimo il campione forlivese a guadagnarsi sul campo la vittoria. 105-81 contro Daniele Gavioli, ed è 1-0 per il BT Buscecchio nei confronti del Testmaster Novellara in questa finale di Supercoppa dei Campioni. Battute finali della partita di coppia, con il Testmaster che ha l'occasione di arrivare al pareggio. E qui all'Ambraglia si guadagna un punto importante per bocciare sul 73, e dobbiamo dire che con la bocciata agevolata ha già ottenuto per tre volte i 7 punti che servono per chiudere Christian Bussei, e stavolta arrivano appunto i 7 punti della partita. 80-56 per Bussei Braglia nei confronti di Versari Morri, e siamo 1-1. Sull'1-1, apprestiamoci a seguire la partita spartiacque del primo tempo, con il Buscecchio che conduce 49-30, Davide Colubane e Matteo Grilli nei confronti di Stefano Vecchi e Gabriele Catellani. Questa giocata di Davide Colubane non promette granché, perché è costretto a giocarsi anche l'ultima per guadagnarsi l'accosto. Ci prova con la due sponde, il risultato per Calubani arriva a costo guadagnato. I tre sono incerti, comunque boccerà Grilli sul 50-52-30. Sarà l'arbitro a dirimere questa situazione, chiamato . Ecco la misurazione per l'assegnazione dei punti di accosto. Bianco, quindi 3 punti per Grilli Calubani,
è bocciata sulla 52-30. Matteo Grilli, che non è stato sicuramente bravissimo di bocciata, finora la partita si è in qualche modo indirizzata grazie ai tiri di rimessa di Calubani principalmente. Grilli ora va a segno, attenzione però, un birillo solo abbattuto e un altro di seconda passata passando in mezzo, 4 punti totale, 54-56 anche per esattezza, 30 per la coppia del BT Buscecchio contro quella del Testmaster Novellara. Dunque facciamo un breve riassunto di quello che è successo fino adesso. Siamo alle Caselle Rosse di Bologna, finale Supercoppa Campioni, BT Buscecchio Testmaster Novellara, siamo sull'uno pari grazie alle vittorie di Yuri Minoccheri contro Daniele Gavioli, una partita molto, diciamo, incandescente, con tiri spettacolari e qualche erroruccio di troppo di Daniele Gavioli, che hanno in qualche modo un po' aiutato Minoccheri a guadagnarsi la vittoria, perché Gavioli ha lasciato ben 18 punti sul campo. Ricordiamo il punteggio finale: Minoccheri 105, Gavioli 81. È il prima partita vinta per la squadra forlivese. Ha risposto da par suo la squadra reggiana, detentrice della Coppa dei Campioni, con Christian Bussei all'ambraglia, un Bussei che nella bocciata agevolata ha praticamente sempre fatto quasi il top, 4 volte 7 punti in 6 bocciate, poi un 5 e un 4, sempre segno con questo tiro di bocciata. E non c'è stato niente da fare per Morri e Versari, che invece di bocciata hanno lasciato un po' a desiderare, e riuscendo a rimanere, diciamo, abbastanza vicini agli avversari con i tiri di rimessa, ma alla fine vittoria 80-56 per Bussei Braglia. E qui invece abbiamo la partita più lenta di questo primo tempo, con Vecchi e Catellani del Testmaster Novellara, che hanno mantenuto il tiro bocciata 5 volte. Del resto anche gli avversari hanno fatto gli stessi tiri, no, gli avversari ne hanno fatti solo 4, quindi una bocciata in meno, ma Catellani, pur andando sempre a segno, ha avuto solo un acuto, un 10, poi 4 volte 2 punti, e a questo, diciamo, hanno risposto i forlivesi, che hanno ottenuto molti più punti in accosto e soprattutto la bellezza di 36 punti di rimessa, che stanno facendo la differenza. L'arbitro Marzola di Bologna qui si presenta ancora una volta a dirimere la situazione. Il punto è rosso e quindi rimane la boccia di vantaggio alla Testmaster Novellara. Visto la partita che non sta, diciamo, raggiungendo un finale, diciamo, repentino, andiamo a parlare un attimo di quello che succederà poi nel secondo tempo, con in campo 4 individuali, 4 partite individuali, con Rosa, Enrico Rosa, che affronta Gianni Luglio, una partita molto molto interessante. Andrea Palazzesi contro Stefano Busset, una partita altrettanto interessante. Poi Alex Galli, neocampione italiano master, contro Luca Beneventi, e chiuderà la partita fra Richard Gagliandro e Claudio Gualandri. Ma ora boccia di nuovo il Testmaster Novellara con i 3 punti di accosto. Gabriele Catellani si presenta alla bocciata e fa anche 10 punti, e quindi la partita ritorna sicuramente in discussione, perché ora il disavanzo della coppia è a 43.
avete visto l'accosto di Matteo Grilli, ora studiano la situazione Cattellani e Vecchi. Cattellani che comunque ha bocciato 6 pallini e sempre andato a segno. All'attacco la coppia reggiana, questa risponde, non va, tentativo di Cattellani, ma sul campo rimane padrone dell'accosto e quindi qualcosina di buono in questo tiro, possiamo anche taglierlo come risultato. Matteo Grilli qui inquadrato va alla giocata a tre sponde, cerca di avvicinarsi al pallino, beh stavolta è sicuramente in una buona posizione, non è infilato, lo tempo è abbastanza stretto l'accosto, o perlomeno stretto sul pallino. Stefano Vecchi, pensieroso. Un tiro di rimessa sembra abbastanza complicato. Ma visto la boccia di ritardo e i 13 punti di ritardo sempre in classifica, potrebbe anche essere un tentativo da poter aspettare. Cattellani consiglia un tiro ad abbassare il gioco, Vecchi a quanto sembra un po' più orientato ad un'altra soluzione. Non lasciateci, perché poi ci saranno altre partite interessantissime da vedere da questa sfida, e intanto diremo che Vecchi porta a casa un buon accosto, o perlomeno un buon risultato in accosto, ma non un buonissimo accosto nella sua essenza, perché è molto lontano dal pallino e non dà grattacapi agli avversari. Calubani in effetti se la gioca un po' superficialmente, questa boccetta doveva piazzarsi meglio, magari per poter guadagnare eventualmente l'opportunità di un tiro finale di rimessa, così quanto sembra Vecchi avrà l'opportunità di chiudere ed eventualmente di mettere in discussione anche il diritto alla bocciata e la distribuzione dei punti. Ecco il gioco, la giocata di Vecchi, una due sponde per fermarsi in prossimità del pallino. Beh, ha rischiato tantissimo, perché se toccava la prima boccetta bianca non avrebbe preso il punto e forse pagato anche qualche conseguenza. Così invece costringe Calubani a giocarsi anche l'ultima. Calubani abbassa il pallino per farne tre. Cosa non riesce, però l'accosto c'è, un punto di accosto per BTBC che boccia sul 57-43 il quinto pallino. Eccolo il tiro di bocciata di Grilli. Questo è il primo 10 che ottiene Matteo Grilli in questa sfida. Precedentemente aveva fatto un 4 passando in mezzo, 2 passaggi a vuoto, quindi niente di straordinario. Questa partita vive sul grande realizzo di rimessa della coppia fornivese, ben 36 punti guadagnati in tiri sicuramente azzeccatissimi da Davide Calubani. Ora
La risposta di Catellani, grande accosto, con pallino a colla, boccetta rossa a colla sul pallino, costringe a un tiro un po' sostenuto Matteo Grilli, che si gioca a braccio alto una o due sponde. Beh, risposta straordinaria di Matteo Grilli, nelle ultime due giocate si è segnalato con un 10 e un accosto molto ma molto importante, e costringe Catellani a giocarsi una o due sponde, e come vedete dopo la bella giocata di Grilli arriva un errorissimo di Catellani, e queste sono le giocate che fanno la differenza. Grilli sicuramente aveva una boccetta molto difficile da scardinare, e la bella giocata ha poi portato alla conseguenza dell'errore di Catellani e anche il susseguente errore di Stefano Vecchi. Qui logicamente la sponda laterale ha una risposta che a quanto sembra un po' indigesta al giocatore di Reggio Emilia, ma ormai siamo alla finale di partita, non ci sono scusanti al riguardo, bisognava avere appreso questa caratteristica di questo biliardo. E ora Vecchi, anche con l'ultima, non si gioca benissimo l'accosto, pur riuscendo a prendere il punto, non ha sicuramente speranze eccessive per guadagnarsi la bocciata. Partita in mano a Carubani Grilli per la chiusura di questo primo tempo. Ricordiamo, le due squadre sono sull'uno pari in questa finale di Supercoppa Campioni, e ci avviamo a seguire le bocciate decisive che chiudono questo primo tempo. Carubani si guadagna l'accosto da un punto con questa giocata, con l'altra cosa farà? Certo che con tre si boccerebbe sui 70, sarebbe una praticamente possibilità di chiusura un po' più, diciamo, possibile, mentre sul 68 bisognerebbe farne 12, che finora devo dire che in questo primo tempo non si è ancora stato questo massimo realizzo. Carubani prova i tre punti e clamorosamente se li va a guadagnare. Bravissimo Davide Carubani, che con questa giocata carambolata sulla boccetta rossa si guadagna i tre punti per dare a Grilli il match ball sul 70. Match personale, non dell'intero incontro, eh. E beh, Grilli sembra intenzionato a chiudere con 2-10. E in effetti, eccolo qua. Grilli chiude con 2-10 e il Buscecchio vince 80-43 questa ultima partita e chiude il primo tempo in vantaggio 2-1. Ora una breve pausa per tutti voi, ma fra 10 minuti circa prestateci a seguirci di nuovo per il secondo tempo, con in campo anche tanti altri campioni. Biliardo 7, Gagliandro Gualandri. Biliardo 8, Galli Beneventi. Biliardo 9, Rosa Lugli. Biliardo 10, Palazzesi Bussei.
7 Gagliandro Gualandri, 8 Galli Beneventi, 9 Rosa Lugli, 10 Palattesi Busset.